Toccami, di Luisa. Toccami, le ordinò, prendendogli la mano e attirandola a sé. Sentiva il suo desiderio, il suo bisogno di lei. Era soffocante. La sua mente le diceva di andarsene, di scappare, prima che fosse troppo tardi. Ma il suo corpo era granitico, incapace di un qualsiasi movimento. Non voglio, disse con voce tremante. Perché no? Chiese con la frustrazione evidente nel suo tono. Perché non voglio, spiegò, implorandolo. Lui emise un sospiro prolungato e si passò una mano tra i capelli. Non posso lasciarti andare, ti voglio, dichiarò con voce disperata. Prese il suo volto e lo spinse tra le sue gambe. Elena chiuse gli occhi e si arrese, lasciando che lui prendesse il controllo. Le sue labbra iniziarono a navigare in una melma densa e appiccicosa. Poi la realtà la colpì come uno schiaffo in faccia. Aprì gli occhi e lo spinse via, con il cuore che batteva forte per la paura e il senso di colpa. Le lacrime cominciarono a scorrere copiose lungo le sue guance, lasciando traccia di dolore e tristezza. Pianse per il padre, che era diventato uno stronzo, per tutte le volte che aveva avuto bisogno di lui, ma non nel modo che lui intendesse, sottomessa alla sua volontà. Pianse per la madre, perché non era riuscita a comprendere la sua frustrazione, il suo tormento. Pianse per quell'ennesima violenza subita.